Che incubo! Era tutto sbagliato, che fatica! Adesso facciamo le cose giuste. Comincia qui la nostra maratona delle Dolomiti. Pedaleremo insieme in uno degli scenari più belli del mondo. Seguitemi, vi darò i consigli giusti per affrontare al meglio la giornata della gara. Alle 6.30 parte la maratona delle Dolomiti. Bisogna fare una colazione 2 ore prima, quindi intorno alle 4.30. Impensabile mangiare tanto. È importante non eccedere nei volumi, mangiare poco, perché poi alla fine non dobbiamo trovarci ingolfati nei primi chilometri. Succo d'arancio, caffè o tè verde, zuccherati con fruttosio, non con saccarosio. Evitare il cappuccino, impieghiamo troppo a digerirlo. Miele va sempre bene. Biscotti, 40-30-30, carboidrati, proteine, grassi. Una giusta dose di proteine con il prosciutto cotto crudo, evitate il grasso. Se volete anche una fetta di formaggio, non guasta. E per finire, 2 pre-sport a basso indice glicemico. Queste 2 gelatine equivalgono ad un bel piatto di pasta senza appesantirvi troppo. Pronti per la partenza, casco in testa, ben allacciato. La bicicletta già sistemata dalla sera precedente. Un occhio di riguardo alla pressione delle gomme, in base anche a quello che ti ho scritto. 8-10 atmosfere. Se dovesse piovere però non oltrepassate le 7. Poi, abbigliamento. Fa freddo probabilmente, anche se la giornata sarà bella. Una mantellina è l'ideale, perché andate alla partenza con questa. Ve la togliete, anche perché dopo pochi chilometri c'è la salita. Tiene pochissimo spazio, può essere utile anche in tutte le discese che troverete. Un paio di guanti invernali potrebbero salvarvi, perché ritirarsi per il freddo alle mani sarebbe veramente da stupidi. 2 borracce con sali minerali. La terza gelatina per sport, da prendere mezz'ora prima della partenza. Le barrette, apriamole prima di partire, perché così potete scartarle con una mano sola. E nervitene, anche qui forziamo il tappino. Integratore di sali minerali per integrare le borracce nei vari rifornimenti. Un'altra barretta Competition. R2 invece non ci serve perché lo prenderemo dopo l'arrivo. Siamo pronti per la grande impresa. Non mi stancherò mai di dirlo. Cominciate con estrema tranquillità. La Gran Fondo è lunga. Se fate un fuorigiri qua, la pagherete con gli interessi. Impiegherete più tempo facendo il doppio di fatica. Avete un cardiofrequenzimetro? Guardatelo. Non oltrepassate le 165-170. Sarà fatica, perché sarete portati ad andare molto più veloci. Ma fregatene. Siamo quasi in cima al Campolongo, è il momento di mangiare qualcosa. Mezza barretta di Power Sport. Il Pordoi misura 9,5 km. La pendenza media è del 6,5, non è una salita dura. In cima al Pordoi l'altra metà della barretta Power Sport. La discesa del Pordoi misura 7 km, sono tutti all'ombra o quasi, i muscoli si raffreddano, è consigliabile cercare di pedalare. Dopo 500 metri dall'inizio della salita del Sella ci sono 200-300 metri di strada facile ed è il momento di Enervitene Sport.
È la salita meno difficile, sono quasi 6 km. I primi 2,5 all'8%. Anche la cima è abbastanza impegnativa. Ed è il momento di mangiare una barretta Power Sport Competition. Bere poco e spesso, non dimenticatevi, anche se fa fresco, anche se non avete sensazione di sete, fatelo. Secondo passaggio sul campo longo. Fai lungo, è il momento di unirvi bene sport, si va verso il jump. Prendetelo sempre prima della cima, perché poi in discesa bisogna avere le mani libere. Ciao! 10 km, più o meno 10% di pendenza, è la salita più dura, si sale per 45-60 minuti, necessario tenervi bene Sport Competition. Passo Giau, 40 km all'arrivo, qui ci sarà un rifornimento fisso dell'Enerbit, l'ultima occasione per mangiare qualcosa di solido in vista della discesa, ma soprattutto dell'ultima salita. La discesa del Giau è molto tecnica, attenzione, ci sono diversi tornanti. Intorno un chilometro pianeggiante ed è l'occasione per prendere Enerbit Tele Competition. Chi avrà esagerato nella prima parte patirà parecchio, chi invece avrà pedalato con giudizio può salire molto bene. In cima a saltare dal percorso medio e il percorso lungo si riuniscono per affrontare quest'ultimo chilometro che porta al Passo Valparola. Corto ma molto molto impegnativo, ma ormai è fatta. Siamo partiti con il sole, abbiamo trovato la pioggia e anche la nebbia. Spero che la nostra giornata sia migliore. Mancano 20 km, tutto il tempo per prendere l'ultima integrazione dei carboidrati, Remitene Competition, per gli ultimi 5 km e la volata finale. Siamo arrivati in fondo alla maratona delle Dolomiti. Chiunque terminerà questa prova, il corto, il medio, il lungo, avrà compiuto l'impresa. Un ultimo consiglio, pensiamo al recupero. Vediamo come. La prima cosa fondamentale, R2 va assunto entro mezz'ora dalla fine dello sforzo, sciolto in 350 ml d'acqua e va agitato molto bene. Questo è il primo passo verso la prossima gara o il prossimo allenamento, perché ogni allenamento è una gara e ogni gara è un allenamento.